Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo tutorial di Winter Mutagen. Io sono Endrit e oggi andremo a vedere come scalare un personaggio. Innanzitutto andiamo ad aprire il nostro file della scena da modificare. Fatto ciò, andiamo ad aprire il nostro personaggio, il nostro attore, e scegliamo Molly. E lo posizioniamo nella posizione dove Molly dovrebbe stare di una certa altezza. Ad esempio, io voglio che in fondo, Molly diventi molto piccola. Per fare ciò, ricorriamo a queste due linee verdi, come notate qua, 1 e 2. Ovviamente, man mano che Molly si avvicina alla linea col 100%, aumenterà di altezza e grandezza, man mano che si sposterà verso la linea di 70%, diminuirà di grandezza. Poiché voglio che Molly diventi più piccola, innanzitutto manovro il 70%, come vedete. Vedete che se sposto il 70% in questo punto, Molly è più piccola. Se lo sposto qua, Molly è grande, perché in pratica si crea una specie di profondità, ovvero il personaggio da un punto che si trova dal 100% fino al 70% vale la regola della riduzione, però dopo il 70% non c'è nessun'altra linea che ne indica appunto la riduzione. Per aggiungere un'altra linea andiamo su questo pulsante col più verde, è la linea, e ci clicchiamo sopra. Questo poi bisogna aggiungerlo sulla scena scegliendo la posizione che vogliamo. Scegliamo questa posizione e ci dà la possibilità di scegliere di quanto scalare. Diamo 10 in questo caso. Ok, come vedete Molly è diminuita, è diventata molto piccola, però non era ancora abbastanza. Facciamo sì che ci spostiamo su questo quadratino verde e spostiamo di nuovo le dimensioni. Ok. Notiamo che Molly è diventata piccola abbastanza e adesso vediamo come sarà il suo comportamento quando lo spostiamo con il mouse. Vedete? Andiamo anche sul 100%, scegliamo Properties e scegliamo al posto di 100% 120% di aumentare la grandezza. Molly diventerà più grande man mano che si avvicina alla scena. Ragazzi, questo era tutto, ci vediamo al prossimo video tutorial. Ciao!